Mi hanno detto che anche al telegiornale parlano di questa querela al rapper che ha fatto le sue dichiarazioni shock e bla bla bla. Allora, mi hanno fatto notare che effettivamente io ieri ho sbagliato in qualcosa. Magari sì, sono stato volgare, è vero, però ho sbagliato a dire, no, che è la polizia che decide. Quindi mi hanno fatto notare, mi hanno detto giustamente, non decidono i poliziotti quando scendere a manganellare la gente, glielo dice qualcun altro. Seguono degli ordini e questo è vero. Io non sono sicuro di chi dia questi ordini, se la questura o la procura, non lo so chi lo faccia. Comunque, in ogni caso, il messaggio che volevo mandare ovviamente è che vengono scelti dei momenti nella quale fare qualcosa è un reato e quindi vieni denunciato e ne paghi le conseguenze. E altri dove invece pare che non succeda nulla, no? Che non ci sia niente, quindi possono esserci 800 fascisti a manifestare in una strada con neanche una volante, possono esserci 30.000 persone al Duomo a festeggiare l'Inter, ma le volanti cantano chi non salta rossonero è. Quindi, appunto, io magari avrò sbagliato i modi. E se mi vogliono denunciare o querelare per aver espresso la mia opinione, anche se in maniera colorita, lo facciano, insomma, mi prendo le mie conseguenze. Ma non scordiamoci il motivo, ok? Il motivo per il quale ho fatto tutto questo. Quindi il motivo principale qui, anzi l'affermazione principale è che nei tribunali italiani c'è scritto la legge è uguale per tutti. Allora, questa affermazione, la legge è uguale per tutti, mi pare che in Italia non venga onorata, anzi, penso che sia l'opposto, no? Quindi, io mi prendo le mie querele, le mie denunce per aver detto quello che ho detto, ma non credo possa succedere nulla perché io ho espresso la mia opinione liberamente e loro che vogliono fare? Vogliono denunciare perché ho detto che mi fa schifo la polizia? E allora devono denunciare mezza Italia, credo, no? Ho sbagliato. Ci metto la faccia, ve lo dico, non ve lo scrivo. Ho fatto il mio errore. Il motivo per cui l'ho fatto è perché io sono uno che si lascia prendere facilmente dalla rabbia e ho sempre detto quello che penso e quindi continuerò a farlo. La prossima volta cercherò di essere meno incazzato e di trovare parole meno equivocabili, ecco. Però il motivo per cui mi sono smosso è giusto, lo trovo fermamente giusto, lo rifarei, magari usando altre parole, ma lo rifarei. Quindi anche ai giornalisti che mi hanno cercato perché volevano sapere se io volevo rilasciare un'intervista al riguardo, no, questo è quello che penso, io utilizzo i miei canali per comunicare, chi vuole capire quello che dico lo capisce, chi vuole fare finta di niente faccia finta di niente. Tutto qua. È veramente triste vedere che comunque quando uno fa notare anche soltanto un errore o qualcosa del genere, qua i politici piuttosto che cercare di dare il buon esempio, no? Se io sono il rapper maleducato e bla bla bla, allora smentite con delle cose sensate quello che ho detto, ma non lo fa nessuno. La Meloni posta la mia foto su Instagram, su Facebook, dove distorce tutto quello che ho detto, tenendo solo due frasi, e così la gente sottoscrive: ma chi è questo aborto fallito? Io mi chiamo offendo, nel senso, mi dispiace vedere gente di 40 anni, di 50 anni che ha scritto come in biografia Boia chi molla, tre bandiere tricolori, il fascio. Ma che è? Ma io sono contento che questa gente mi insulta, ma ci mancherebbe altro. Questi politici non hanno capito che a me, se posti la foto mia scrivendo che sono un tossico, tatuato sul tuo profilo Instagram,
e 3.000 persone, chiamiamole così, commentano dicendo che devo morire, ma pensi che me ne frega qualcosa? Ma no che non mi frega niente, no? Ma è ovvio che la gente che mi supporta, il mio pubblico, il pubblico della musica, non è certo la gente che sta sotto al profilo tuo. Mi sembra ovvio. Quindi questa campagna di terrore che fanno, capito, verso i rapper, verso comunque chiunque li accusi, sto parlando dei politici, quando i politici fanno queste campagne così con foto, ogni volta prendi la foto, quella più, no, quella dove io sembro più strano possibile, no? E così via, per me, per Fedez o per chiunque altro, insomma, provi a smentire quello che dicono. Ma non è vero che uno non può dire le cose, ma non credo che io possa ricevere una querela perché ho detto che i poliziotti in Italia non hanno avuto le palle di affrontare i manifestanti dello scudetto dell'Inter. Non penso. Se succederà, comunque me l'accollo, perché ci sta, sono adulto e me l'accollo. Quindi stavolta ho fatto il mio errore, ma la prossima sarò più bravo, affinerò la mia tecnica in modo che poi, quando voglio dire qualcosa, il messaggio arrivi chiaro e pulito e nessuno possa distorcere le mie parole, no? Perché utilizzo le parolacce o perché magari sono stato un po' irruento. Vabbè, ho finito anche oggi di asciugarvi con le storie di Jimmy Tights. Un bacio a tutti, grazie a tutti i ragazzi che mi stanno scrivendo, ai colleghi. E fa sempre piacere avere il supporto delle persone a cui tieni.